Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Con questo provvedimento andiamo a sanare definitivamente una situazione paradossale creatasi agli inizi del 1900. La fascia lagunare di Sottomarina nel comune di Chioggia versava in una situazione igienico-sanitaria insostenibile per la popolazione residente. Purtroppo, sia al comune di Chioggia che al magistrato alle acque mancavano le risorse economiche per provvedere alla bonifica dell'area. Per risolvere la grave situazione, lo Stato chiedeva l'intervento di cittadini volenterosi che si offrivano ad effettuare i lavori in cambio di ricevere un appezzamento di terreno ove costruire la propria abitazione. Questi accordi fra le parti sono documentati da verbali sottoscritti fra le parti. Quello preliminare, sottoscritto l'1 luglio del 1923, fra il Corpo Reale del Genio Civile, Ufficio Speciale per le Opere Marittime di Venezia e Provincia, ditta esecutrice delle opere di costruzione del muro di sponda, Canal Lusenzo, e quello anche della consegna agli acquirenti del 15 febbraio 1924. Tuttavia, le aree provenienti dall'imbonimento dello specchio acqueo lagunare, pari a metri quadri 8.911, sono successivamente entrate a far parte del demanio marittimo e rimaste purtroppo inalienabili fino al 1965, quando un decreto del Ministero per la Marina Mercantile, le aree in questione sono state trasferite dal demanio marittimo al patrimonio dello Stato. In effetti, la consegna delle aree è avvenuta solo però nel luglio del 1975, senza che sino ad oggi sia mai stato adottato alcun formale provvedimento atto a sancire il passaggio di proprietà di quei terreni. Nel corso dei decenni, in quelle aree sono stati costruiti molti immobili, regolarmente registrati in catasto e nel piano regolatore generale, sui quali sono state pagate le imposte e in alcuni casi anche ceduti con regolari atti notarili. Nel 1910 è entrato in vigore il decreto legislativo 85, inerente al federalismo demaniale, e solo allora l'Agenzia del Demanio di Venezia ha preso coscienza dell'esistenza degli immobili su aree di proprietà dello Stato. Ha inoltrato ai residenti quindi le richieste di pagamento per l'utilizzo delle stesse, arrivando a chiedere fino a 250.000 euro per famiglia per i canoni arretrati. Molti dei protagonisti degli accordi iniziali con lo Stato sono nel frattempo deceduti, lasciando ai figli ed eredi queste scomode eredità che stanno sconvolgendo la serenità di circa 200 famiglie di Sottomarina, che non sanno proprio come far fronte all'ingiunzione di pagamento dell'Agenzia del Demanio, anche se ultimamente, in considerazione delle problematiche emerse, sembra che abbiano interrotto i procedimenti. Capite bene che non si tratta di cittadini abusivi, ma di famiglie che sono vittime inconsapevoli e che hanno ereditato o acquistato le case costruite su un'area demaniale compromessa di futura vendita. Davanti a questo grosso problema, il 25 luglio 2019 anche il Consiglio Comunale di Chioggia ha votato all'unanimità un ordine del giorno che dimostra l'impegno di tutte le forze politiche per cercare di risolvere il problema. L'ordine del giorno evidenziava l'insostenibilità della situazione anche per il fatto che sono cominciati i pignoramenti di conti correnti di cittadini interessati che si dimostravano impossibilitati di pagare le cifre esorbitanti chiesti dall'Agenzia del Demanio. Il provvedimento di oggi
vuole porre rimedio a questa incresciosa situazione in favore delle famiglie di quei cittadini cosiddetti volenterosi, a quei tempi erano pescatori e ortolani, che all'inizio appunto del secolo scorso, previ accordi fatti con lo Stato, hanno effettuato opere di imbonimento che sono diventate per default demanio marittimo. Intende inoltre questo provvedimento consentire il trasferimento delle aree demaniali al patrimonio disponibile del Comune di Chioggia per permetterne la successiva alienazione ai privati possessori. Ringraziamo il Presidente della Sesta Commissione Finanze, Professor Bagnai, e tutti i commissari per aver velocizzato l'iter di questo provvedimento ed essere andati incontro alle esigenze di tutte queste famiglie, permettendo una pronta discussione di questo provvedimento che prevede anche la sospensione dei procedimenti ingiuntivi, anche se avviati prima dell'entrata in vigore di questo provvedimento. Grazie. Annuncio pertanto il voto favorevole della Lega Salvini Premier, Partito d'Azione, PSDAZ. Grazie, senatrice Pistola.